Ask North. Ida. Doppia V Channel chiede a Nightmare, come ci si sente ad essere invisibile? Mi fa sentire libero di ucciderti in qualsiasi momento. Dimmer 28 Ida chiede a Golden Freddy, sei tu il bambino di FNAF 4? Beh, perché non vieni qui e controlli direttamente? Vedi, questo mese al Fazbear Pizzeria c'è la settimana degli sconti. Quindi se vuoi puoi venire a vedere tu stesso, visto che c'è la settimana degli sconti. E che altro posso dirti? La settimana degli sconti. Tra gli animatronici a chi vuoi più bene? Allora fammi capire, io ti sembro tipo che può volere bene a qualcuno. No, io ti sembro tipo che può volere bene un animatronic. Sai a chi voglio bene io? Alla settimana degli sconti. Sei maschio o femmina? Se sono maschio o femmina? Beh, odio ripetere sempre le stesse cose, ma vedi se proprio ti interessa, vieni qui e controlla tu stesso, no? Visto che c'è la settimana degli sconti, no? Giusto per ricordartelo. Rabbi the Magical chiede a Springtrap, ma hai il potere della bilocazione? Cosa? Ma no! È una cosa assurda! Io non potrei mai... Aspetta... Cosa? No, no, ti troverò, fratello, te lo prometto. Daniela Panico chiede a Chica, Freddy e Foxy di FNAF 3, dov'è Bonnie in FNAF 3? Non lo so, le abbiamo dato un GPS, ma è riuscito a perdersi comunque. Pietro Mango chiede a Fredbear, quanto sei creepy da 1 a 30 milioni? Io ti faccio paura? Ma sei sicuro che non mi stai sbagliando con mio fratello? A proposito, dov'è ora? Ersu the Legend chiede a Foxy, Uiterido Foxy, Phantom Foxy e Nightmare Foxy. What does the fox say? Sans WD chiede a Uiterido Foxy, cosa fai per divertirti, giochi ad Ark? Ad Ark? Non è un gioco abbastanza piratesco per me. Peggy 88 chiede a Withered Bonnie, hai mai rinfacciato qualcosa contro una persona? Oh, spero che tu non ti arrabbi XD. Ah sì, però non mi arrabbi, vieni qui e ti faccio vedere quanto sono calmo. Chiara Menicucci chiede a Toy Chica, mi regali il cupcake? No, volevo dire no. SKM Channel, Deacab chiede a Purple Freddy, ma perché appari solo nella telecamera e non nella stanza? Se faccio crashare il gioco già dalle telecamere, immagina che cosa succederebbe se comparissi nell'ufficio. Simone Rusti chiede agli endoscheletri, non vi vergognate ad andare in giro nudi? Ehi ehi ehi, salve a tutti ragazzi, io sono Endoscheletro 1987, ma è un nome troppo lungo, quindi chiamatemi semplicemente Endo. Per quanto riguarda la domanda, perché pensate che io sia nudo solo perché non indosso uno di quei colorati e soffici e bellissimi costumi? No, sto scherzando, sinceramente non me ne frega nulla. Sto bene così. Nah, sinceramente mi piace stare coi circuiti al vento. Mi fa sentire... libero. Luca De Berto chiede al Puppet, stai stretto in quella scatola? Bordello! In realtà c'è un sacco di spazio, soprattutto per le feste. Tutto sul game chiede a Golden Freddy, perché fai versi strani? Ti ho mai detto la definizione di follia, sì. Follia è fare e rifare lo stesso verso, cercando di comunicare con qualcuno. Vedi, il primo che mi ha detto questa cosa, non lo so, io pensavo che mi prendesse in giro, è così. Io ho fatto quel verso
E da quel giorno, con chiunque cercassi di parlare, con chiunque cercassi di comunicare, riuscivo solamente a fare quel verso. Ancora, 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 ancora. Sperando, questa volta, sarà tutto diverso. No, 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 dai! Questa volta, sarà tutto diverso. Vedi, il fatto è che io ti ho già visto, io ti conosco, io ti ho già fatto il jumpscare. E non è che io sono un cazzo di pazzo, è ok. Quindi mi chiedo, devo fartelo di nuovo questo jumpscare? Ti ho mai detto la definizione di follia? Gabriele La Rosa Fil 3 chiede a Phantom Freddy, ti piace Michael Jackson? Sai la tua camminata stilosa che si vede dalla finestra dell'ufficio? Sì. Lori 2402 Lorenzo, Clan La Ze, chiede a BB, Foxy è un tuo stretto amico? Siamo abbastanza amici. Poi lui mi promette palloncini in cambio che io rubi le pile alla guardia. Dennis Latino chiede a Mangle, mi sento a pezzi, qualche consiglio? Provaci di nuovo e ti trovi un buco in testa. The Monster 69 chiede a Bonnie, ti divertivi a terrorizzare Scott negli incubi? Sì, mi diverto parecchio, ma non è nulla di personale. Forse un motivo però ce l'ho. Scott, sai perché mi diverto così tanto? Perché io, in realtà, sono tuo padre. Sai chi sono io? Una persona normale chiede a Golden Toy Freddy. Ma tu sei lo spirito del padre di Toy Freddy quando ha sconfitto L. Regment Child negli anni 80? In effetti sono il padre del Toy Freddy che si è scontrato contro l'Enragement Child negli anni 80. Però in effetti il mio spirito si è unito con il corpo di un vecchio Toy Freddy che sarebbe dovuto essere quello originale, che però poi in realtà si è unito con lo spirito di Golden Freddy. E quindi in realtà praticamente adesso sono un mix tra Toy Freddy e Golden Freddy, il ciò mi rende praticamente la creatura più potente dell'universo. In casi particolari, se Toy Freddy avesse bisogno di aiuto, potrei venire evocato da lui con magia nera per aiutarlo a sconfiggere per l'ultima volta l'Enragement Child. Mojeco the Killer chiede al Puppet, saluteresti la mia amica Ale? Ah, certo. Ciao. Non è che vuoi essere salvata anche tu? Daniela Fez chiede a Freddy, odi le chip di FNAF tipo Foxy per Mangle? Io di brutto. Posso confermare di odiare le chip quasi più delle brutte copie che hanno fatto sul MIO GIOCO! E anche voi che state scrivendo a Bonnie che preferisce tra Chica e Doi Chica, smettetela, non vedete che così lo mettete in imbarazzo, poverino? Inoltre, in tutti gli episodi che faremo non appariranno mai e poi mai delle ship. Con questo Freddy passa e chiude. E se voi animatori provate ad animare delle ship, vengo lì e vi stacco la testa! Francesca Zuccarino chiede a Jeremy, come ci si sente ad essere una guardia notturna? PS, qual è il tuo animatronics preferito? Beh, fare la guardia notturna non è un lavoro facile, richiede molto impegno. A me piace molto perché si lavora di notte e a me mi piace molto lavorare in questi spazi bui, perché mi piace molto il mistero. E devo dire che durante il mio lavoro ho realizzato che il mio robot preferito è Freddy, perché secondo me ha un carattere molto molto speciale.
Allora ragazzi, sono qui per avvisarvi che dall'ultimo episodio avete sbloccato svariati personaggi segreti. Allora, come avete potuto vedere in questo episodio era già presente come personaggio segreto Golden Toy Freddy, ma nei commenti li avete sbloccati praticamente tutti. Allora ragazzi, i personaggi a cui adesso potete rivolgere le vostre domande sono i personaggi di The Joy of Creation Reborn, il Crying Child di Five Nights at Freddy's normale, Golden Toy Freddy ovviamente, i personaggi di Five Nights at Candy's, solo che vi avviso ragazzi che ci sono solamente i modelli di Candy, Cindy, Rat e Cat e Old Candy, il pinguino, Chester e Blank. Io per adesso non li ho ancora visti, non so se li faranno. Continuando, avete sbloccato anche i personaggi di Dos Knight e Trachels, Funtime Foxy ovviamente da FNAF World, ma anche il modello, cioè non quello di FNAF World, quello normale. Poi Shadow Nightmare Bonnie o Nightmare Shadow Bonnie, come si vuol dire ragazzi, avete sbloccato pure lui. Avete sbloccato anche Nightmare Springtrap, il fratello del bambino di FNAF 4 con ovviamente il bambino di FNAF 4, Phantom Toy Bonnie, Phantom Bonnie e Phantom Toy Freddy ragazzi. Per cui questi sono tutti i personaggi a cui adesso potete chiedere delle nuove domande, solo che in questo episodio non ci saranno altri personaggi segreti, perché sennò finirebbero tutti ragazzi troppo velocemente. Per cui dal prossimo episodio avrete altri personaggi segreti e niente, quindi volevo congratularmi ragazzi perché avete scoperto tutti e tutti i personaggi segreti, persino quelli che dovrebbero comparire nel prossimo episodio, ma insomma a sto punto ve li sblocco di già. Sono gli Unwitered, i Withered Toys e i Nightmare Toys ragazzi, quindi tutti questi sono stati sbloccati, complimenti, e insomma praticamente avete sbloccato metà dei personaggi del prossimo episodio. Con questo io me ne vado e guardatevi la scena speciale. Vuoi sapere come mi sono messo questi ingranacci? La guardia notturna della pizzeria alla quale andavo da bambino era un alcolista. Quindi un giorno torna al lavoro ed è di matto più del solito. Prende un coltello e un bambino cerca di difendersi, ma la guardia questa non piace nemmeno un pochetto. Quindi gli ficca il coltello in bocca e gli fa: perché sei così serio? Il bambino si guarda intorno e non reagisce. Io osservavo il tutto. Perché sei così serio? E il bambino continua a stare lì, paralizzato dal terrore. Mettiamo un bel sorriso su questo faccino. Poi si gira verso di me e prende quel coltello, me lo pianta nello stomaco e ride. E ride ancora. E tutto quello che sentivo era una canzoncina. Non me la ricordo! Se solo riuscissi a ricordare quella canzone che sentii in quel momento, riuscirei a capire perché sono così serio.